fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele. Cristo risorto! Buona giornata, carissimi amici, e buona settimana. Oggi è il secondo giorno di Avvento e in questo giorno, tra l'altro, cade una festa molto importante che è quella di Sant'Andrea, apostolo, fratello di Simon Pietro. E allora oggi vogliamo meditare le letture che ci vengono proposte di questa festa, ma sapendo sempre che è in linea, e lo vedremo come, nell'Avvento, in questo periodo che stiamo vivendo. Vangelo secondo Matteo, capitolo 4, dal 18 al 22. Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro, «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo, loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre, e lo seguirono. Amen. Ecco, carissimi, oggi chiaramente non potevamo che avere questo Vangelo, questa chiamata dei primi quattro discepoli, in particolar modo Simone e Andrea. E allora in questa chiamata vediamo una chiamata che anche noi stessi, pur non essendo tra i primissimi discepoli di Gesù, ma anche noi abbiamo ricevuto, una chiamata di seguire Gesù. Ieri, se vi ricordate, ho acceso in casa la prima candela di Avvento, che è la candela dei profeti, una candela che porta a noi la speranza, ovvero tutto ciò che era stato detto nell'Antico Testamento da parte di coloro che avevano questo ministero profetico, tutti loro in un modo speciale, in un modo davvero particolare, è stato dato a noi come chiamata a seguire ciò che Dio ci stava preparando. E allora vediamo come sia Simone sia Andrea, ma oggi guardiamo la figura di Andrea, che in greco tra l'altro significa coraggio, il coraggio di seguire Gesù. Andrea segue, Andrea crede che in quest'uomo che ha detto loro, venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini, c'è il Messia. Ecco, la speranza che c'era nei profeti, in Andrea si è realizzata. Ha creduto anche lui nell'adempimento delle parole dei profeti. E lo ha seguito. E in questa sequela, ecco perché parlavo di Avvento, perché noi seguiamo ancora più maggiormente il Signore Gesù, lo attendiamo. E in questa sequela riscopriamo anche noi che cosa significa diventare pescatori di uomini. È qualcosa di importante, ovvero ciò che è stato seminato in noi, ciò che viene seminato in noi, noi lo possiamo dare agli altri. Quello che io ho ricevuto, cari amici, lo dono a voi. Il Vangelo che ho sperimentato in un modo vivo, concreto nella mia vita, che ha cambiato me, ha cambiato la mia famiglia quando ero bambino, piccolo, quando eravamo lontani dal Signore, quello stesso Vangelo, quello stesso Gesù Cristo che abbiamo, che ho incontrato, io lo annuncio a voi, perché anche voi facciate questa esperienza. Ecco qual è la missione dell'Apostolo, portare questa esperienza. E allora oggi leggiamo anche un'altra lettura propostaci in questa festa, che è Romani 10. E si dice,
2000 anni fa, chiaramente, si dice di questa necessità, si parla di questa urgenza dell'annuncio, un'urgenza che era come 2000 anni fa, così anche oggi. Quindi non è che c'era più bisogno una volta o più bisogno oggi, c'è sempre necessità. Romani 10:14 dice: ora come le genti invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunceranno se non sono stati inviati? Come sta scritto: quanto sono belli i piedi di coloro che recano un lieto annuncio di bene. Amen. E poi dice il versetto 17: la fede viene dall'ascolto e l'ascolto riguarda la parola di Cristo. Amen. Quindi capite quanto è importante annunciare il Vangelo. E io, grazie al primissimo lockdown qui in Italia, nel mese di marzo, ho iniziato a fare questo servizio sui social come YouTube e Facebook, e vedo e ho visto quanto da parte dei membri della Coinonia, dei miei parrocchiani e di tutti coloro che ci seguono, quanto è importante camminare un giorno, ogni giorno con la sua parola, quanto è importante recare un lieto annuncio di bene, quanto è importante che la gente anche sui social seguano non solo le notizie tecnologiche, di sport, quello che c'è, di attualità, eccetera, ma è importante seguire la parola di Dio e quindi annunciarla, perché quando uno l'ascolta, questo ascolto provoca la fede e quindi un avvicinarsi a Dio. Tutti, caro fratello, cara sorella, siamo chiamati ad essere pescatori di uomini. Non c'è un cristiano che non sia un pescatore di uomini. Quindi oggi, insieme a me, dirgli: vieni, Signore Gesù. Vieni, oh Signore Gesù, nella mia vita. Realizza il tuo progetto anche oggi che hai per me. Io mi metto in disponibilità nei tuoi confronti, verso la tua chiamata, come Andrea chiama anche me oggi, affinché io, dovunque sono, nella mia casa, nel mio lavoro, nelle mie attività, possa annunciare la buona novella, che tu sei il Signore, che tu sei il Salvatore, che sei la mia gioia, che tu sei la mia forza. Donami di essere come questo apostolo Andrea, un annunciatore di buone notizie che allietano il cuore degli altri. A te, Signore, l'onore e la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Cari amici, siamo come Andrea, quindi coraggiosi nel seguire Gesù, nell'annunciare la sua parola. E vi comunico già in anticipo che domani sera, martedì sera, inizieremo una serie di case di preghiera in streaming. Le abbiamo chiamato case di preghiera di avvento, come le abbiamo fatte mesi fa, in modo che potete seguirci in diretta dalle vostre case a una preghiera insieme a tutta la comunità e un piccolo insegnamento sulla parola di Dio che riguarda il tema dell'avvento e del Natale. Grazie che mi avete accolto, ci vediamo domani, a presto. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Tu, pastore di Israele, ascolta. Seduto sui cherubini, risplendi. Risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Dio degli eserciti.